Barra, che ringraziamo. Prima di iniziare questo viaggio alla scoperta di questo libro, vorrei però chiamare il sindaco Claudio Maria Sorrento, che ci ha tenuto ad esserci e che ci farà il suo saluto di apertura e di, insomma, grazie sindaco. Grazie a voi naturalmente, buonasera a tutti, benvenuti da parte mia, dalla mia amministrazione, nella nostra sala consigliare che a parte un luogo diciamo istituzionale si è diventato sempre più un salotto letterario e noi siamo veramente anche fieri di questo. Scusate, come ha detto giustamente la giornalista, la nostra mima emozionata, siamo un po' tutti quanti forse anche emozionati, perché sinceramente vedere tanta gente, non presentare diversi libri, però avere tanta gente qui con noi è veramente importante. Io stavo in macchina una sera con mia moglie, stavamo prendendo degli omogenizzati per il mio nipotino, quando mi è arrivata la telefonata di Mimma che mi invitava appunto a fare questa piccola presentazione. Sinceramente non sono rimasto lusingato e anche onorato di questa sua attenzione. E l'ho fatto con entusiasmo, sono venuto qui questa sera con entusiasmo veramente, sarei venuto in ogni caso, ma sono venuto felice con entusiasmo a dare un breve saluto, perché con Mimma e con la sua famiglia c'è un legame innanzitutto parentale, perché dura tanti anni, con la mamma Anna Maria, con papà Minino, con Fabio, mi hanno dato la fiducia di essere il loro medico di famiglia per tanti lunghi anni. E poi c'era un rapporto soprattutto privilegiato con il suo nonno, con la madre, l'adorato nonno Vittorio, un personaggio che sicuramente molti di voi ricorderanno. Vittorio Chabé era un personaggio mitico con cui dividevamo praticamente tante, abbiamo condiviso tante situazioni, tante esperienze nel circolo cittadino, nelle stanze che emanavano umanità, ma anche tanto fumo, perché all'epoca non era vietato fumare nei locali pubblici, e dove si decideva un pochettino anche le sorti politiche della nostra comunità, quindi c'è anche questo legame di affetto. Io ho chiaramente, la giornalista ha già detto tutto, Mimma non è nuova a questa esperienza, il suo terzo lavoro letterario, ha avuto riconoscimenti anche a livello nazionale. Ho apprezzato molto, ho apprezzato molto un bel articolo di Rosario Fagiano sulla Gazzetta di ieri, e io compro il libro e invito anche tutti voi a farlo. E ho potuto capire, cioè rubo anche qualche passo delle parole di Rosario, cui parla praticamente del libro come lo definisce un thriller psicologico, mentre Mimma forse ci viene a precisare che è più un romanzo di formazione, veramente in cui, diciamo così, si alternano tutti questi i vari generi letterari a lei molto cari. E mi piace ricordare anche, adesso usando un'espressione molto bella, che è una scrittrice che ha una prosa fluida ed elegante. Concludo con dire soltanto una cosa, Mimma è una donna molto bella, si vede, non c'è bisogno. È un'avversaria tostissima a livello politico, ve lo posso assicurare, perché è una nostra. Diciamo i nostri consigli comunali che sono sempre accesi ma mai sopra le righe, lei è sempre una attenta e puntuale osservatrice su tante e tante cose. E poi abbiamo scoperto che la scrittrice veramente interessante. Quindi spero che la serata veramente sia una serata importante e sicuramente così. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie sindaco, sì, ci credo che eri emozionata, ma ora lo sarai di più, perché non solo è bello che un sindaco partecipi a questi momenti, ma soprattutto è stato un intervento carico di affetto e di stima, quindi bellissimo. Tra l'altro le parole di un sindaco in un'aula consiliare, no? Dalla dimensione della collettività, della comunità, dell'appartenenza, quindi sono molto importanti. Mimma, tra l'altro, tu ci hai tenuto tanto proprio che la prima presentazione di questo libro fosse a Guagnano, no?
c'è una bella partecipazione e così tu hai voluto precisamente che fosse la prima qui a Bognano. Se posso usare questo, vogliamo, buonasera, Sì, Silvia, io innanzitutto do la buonasera a tutti e insomma mi commuove vedere tanta gente, bellissime le parole del sindaco, grazie mille, è molto generosa la tua premessa. Sì, ho scelto di farla a Bognano e direi che il motivo è questa sala piena. Davvero ci speravo, però non me l'aspettavo così tanta gente. E del mio primo lavoro non ce l'ho fatta a fare l'anteprima qui a Bognano per varie circostanze. Il secondo lavoro è stato un'opera collettiva, quindi non avevo autonomia, però con le congiunzioni della distanza non c'era partita, dovevo iniziare da qui perché io amo profondamente il mio paese, davvero lo dico senza viaggeria. Non riesco a starci lontana più di qualche giorno. Poi i miei compaesani hanno dimostrato in più occasioni di apprezzarmi, insomma di ammirarmi ed è assolutamente reciproco. Poi sono convinta che questa comunità crescerà nel tempo in tutti i sensi. Io sono una persona molto ottimista, quindi cerco di andare avanti per questa strada. E è una grande soddisfazione, stasera, una emozione enorme, però una grande gioia. Spero che sia di buon augurio anche per il mio libro. E lo sarà sicuramente. Un applauso, ci sarà benissimo. Allora, che dire, questo libro, Le congiunzioni della distanza, iniziamo un po' il viaggio, no? Andiamo un po' alla scoperta di quelli che sono anche i contenuti, i significanti, i significati di questo libro. Intanto Le congiunzioni della distanza è già una promessa di qualcosa di bello questo titolo, perché parla di, ci fa capire che si può essere vicini a prescindere da quanto si è distanti, quindi è un viaggio nei sentimenti ma in maniera molto profonda. E è stato detto già molto su questo libro, un thriller psicologico, come diceva prima anche il sindaco. Tu lo definisci, e io sono d'accordissimo con te, un romanzo di formazione, perché c'è una maturazione, un'evoluzione della protagonista all'interno. E qualcuno ha detto che no, un viaggio verticale negli snodi della mente umana, quindi c'è molta filosofia, ci sono elementi di psicologia, c'è il sogno. Però questo libro racconta anche quanto può essere profondo un legame di affetto fra due donne, in questo caso due amiche, che sono quasi due sorelle, e quindi quanto può essere vero l'amore a prescindere dai legami di sangue, no? Cioè l'amore non segue solo linee genetiche. Quindi è un insieme, è come se fosse una somma di romanzi in realtà il tuo libro. Tu in effetti come diciamo, tra le tante definizioni che sono state date, quale ti sembra più rappresentativa di quello che è questo libro? Sì, è un romanzo che ne contiene tanti, effettivamente, come è stato già detto. Per me è un romanzo di formazione, è forse un thriller di formazione. Infatti nel momento in cui l'ho inviato alle case editrici l'ho presentato in questa maniera, poi però mi hanno fatto notare che questo genere non esiste. Quindi lungi da me coniarne uno nuovo di zecca. Thriller sicuramente lo è perché contiene un approfondimento psicologico dei personaggi e comunque al centro c'è un enigma da risolvere. Contiene elementi anche del giallo classico perché procede per metodo detettivo e anche un memoir perché ci sono questi continui salti temporali e anche territoriali. L'editore mi diceva che potrebbe essere anche un mainstream e questo me lo auguro. Quindi potrebbe far parte di quella narrativa generica che potrebbe interessare o piacere un po' a tutti, anche perché hanno generi molto diversi, questo ce l'auguriamo. È un romanzo, ci tengo a dire, non assolutamente cupo, anche se tratta temi anche di un certo rilievo, ma contiene anche molte scene di leggerezza, Ginevra, la protagonista, è molto ironica, è un po' imbranata, non sa cucinare, come me. Ho trasmesso qualche le cose negative di me, le ho trasmesse, poi c'ho anche tante cose positive che io ancora ambisco a raggiungere, e quindi sì, lo vedo soprattutto come un romanzo di formazione perché c'è questa crescita di questa donna che ha la continua ricerca di sé e come pretesto avrà la ricerca della sua amica scomparsa, che in realtà rappresenterà una scoperta anche del suo passato e di quello che hanno condiviso e che forse è stato un po' rimosso, un po' nascosto e un po' dimenticato.
In effetti, così per dare qualche elemento sulla trama, no? Si parla di questa, la protagonista è questa Ginevra, che è un'antropologa molto affascinante, un personaggio particolare, intrigante, che pare avere una vita, come dire, soddisfacente, perché appunto è una scrittrice, una docente, quindi in apparenza tutto molto bene. In realtà però è sola, è un po' assente da se stessa, deve insomma fare i conti con un passato che in qualche modo ritorna grazie alla sua, una sua grande amica, una sorella che non ha mai dimenticato ma che ha lasciato in Salento perché lei si è spostata a Venezia, poi diremo anche qualcosa su questa città. E quindi deve tornare nel Salento perché c'è la sparizione appunto di questa amica intorno ad un luogo che conosce molto bene, che è la famosa Valle del Diavolo, e ne verranno fuori delle cose molto interessanti, particolari. In questo libro Mimma si parla molto anche di famiglia. Chiaramente, come sempre Mimma fa quando scrive, lei non va molto per stereotipi, no? Di solito la famiglia è descritta come il luogo dell'amore sicuro, dei legami certi, dell'affetto imperduro. In realtà Mimma guarda molto anche alle cicatrici, alle ferite della vita, alle cose che accadono realmente, alle verità. E la famiglia in questo libro è descritta come luogo anche di sofferenza. La famiglia di Ginevra non è una famiglia felice, no? Anzi, direi che ci sono proprio infelicità che si sommano all'interno di questa famiglia. Una mamma che avrebbe voluto fare altro e che probabilmente non era molto, come dire, pronta a fare la mamma. Il papà ha una figura piuttosto rassegnata, anche lì però non devoto al suo ruolo di genitore. E la famiglia, quindi. C'è un passo del libro che adesso ci leggerà Alessandra Spedicato, in cui si racconta proprio, anzi Anna in una delle sue lettere racconta la sera in cui è nata Ginevra da una madre che le dice non l'ha mai amata, non l'amò mai. Quindi ascoltiamo e poi magari commentiamo. Ti portò a casa nostra quella sera stessa. Avvolta dentro una coperta di lana, ti dimenavi come un cucciolo appena sottratto dal proprio nido e portato via da un branco affamato. Piangesti per tutto il tragitto, per la fame e il freddo. Ma se qualcuno mi avesse chiesto a cosa mi facessero pensare le tue urla, avrei detto che nulla avevano a che fare con la rabbia o con la paura. Avrei pensato ad un canto di sirene nascoste nella notte. Mentre ti adagiava dolcemente nella culla destinata a suo figlio, la mamma mi chiese di guardare la luna. Uscì fuori coperta dal suo scialle. Rimasi a bocca aperta mentre con gli occhi all'insù ammiravo lo spettacolo offerto da una sfera enorme, più luminosa del sole a mezzogiorno. E questo è il mio secondo ricordo. Io da quella notte iniziai a odiare tutte le notti. L'oscurità mi feriva a morte il cuore ogni sera. I seni di mia madre erano ancora gravi di latte. La tua rimase per anni a esibire come uno scudo il miglio borghese e l'occhio distratto da turista. Talvolta incantata, ma sempre protetta dal distacco della non appartenenza. Non ti amò mai da madre. Tuo padre la contraddiceva senza offenderla mai, nemmeno quando lo avrebbe meritato. Iniziamo a chiamarvi i milanesi, nonostante tutti sapessimo che tuo padre era del Bresciano. Ma era Milano la città del nord, e tutti quelli che venivano dal settentrione per noi erano milanesi. Un giorno, per gioco, abbiamo convinto tuo padre a suonarci qualcosa, ricordi? Iniziamo a ballare una danza sconosciuta prima ancora che lui mettesse al collo il vecchio strumento. I nostri movimenti erano sconnessi dal suono, ma io mi diverto ancora oggi a trovare un senso a quell'intrigo di note e di gesti. Lui si accorse di ricordare solo qualche passaggio, una melodia molto triste che faceva piangere tua madre, Sofia, l'ex ragazzina ribelle. L'immagine del suo viso mi appare sbiadita dopo tutto questo tempo. Mi ricordo la sua fronte, sempre corrucciata e piena di rughe verticali, dentro un reticolo di pensieri quasi visibili agli occhi altrui. Ma tu, Ginevra, hai ancora quel brutto mal di gola? Mi ricordo che ne soffrivi tanto. Lo hai preso proprio da tua mamma, quella che ti ha partorito, intendo. Il dottore ti disse che quei disturbi erano di natura psichica, una vera e propria somatizzazione, ormai radicata e talmente tua che te la sentivi addosso come una seconda pelle. Problemi di comunicazione, relazioni squilibrate con il mondo esterno e afasia. Quante volte io e te abbiamo riso del suono di queste parole. Ancora oggi mi arrivano alle orecchie come rumori di ferraglia vecchia, resi raffinate dalle voci dell'enciclopedia. Pillole amare che i medici addolciscono con qualche nozione accademica. Loro, al riparo e protetti dal camice bianco, pensavano di svelarci chissà quale verità.
il racconto appunto di questa nascita, di questa famiglia, leggevo, no? Un po', come dire, caratterizzata da infelicità che si sommavano fra loro. E in questo brano c'è anche la figura di Emma, tu la come dire, ne fai menzione più volte nel libro, la matrona, no? Che è stata un po' la mamma per Ginevra, mamma di Anna e mamma anche, insomma, di fatto di Ginevra, e anche la matrona del paese, perché questi elementi del sud, del Salento, sono spesso riportati nel libro, quindi l'amore per il sud si vede praticamente sempre. Dici un po'. Non riesco a nasconderlo quello che è. Sì, Emma la matrona è un bel personaggio, è una donna tipica del sud, no? E Ginevra, mentre la descrive, richiama le idee dell'antichità, quelle che riuscivano a dare la vita e la morte, perché Emma aiutava i bambini a nascere e nello stesso tempo seguiva le persone che stavano molto male fino al percorso che poi portava alla morte e poi anche fino alla sepoltura. Quindi seguiva questi momenti molto delicati della vita. È una persona forte, fisicamente forte, 20 volte dice più forte del marito, è una tuttofare, faceva molte più cose lei del marito anche fuori casa, quindi per quegli anni era anche qualcosa di molto raro e particolare. E Ginevra si affeziona talmente tanto ad Emma che per lei è la vera madre, è proprio la matrona per eccellenza. È una donna assolutamente diversa dalla sua madre biologica, ovviamente, perché Sofia, come leggeva giustamente Alessandra, è una donna borghese che non ha mai tolto quel piglio tipico, non si è mai veramente adattata a stare al sud. E durante dopo il trasferimento al sud, Enrico e Sofia, che sono i due genitori di Ginevra, giusto il riferimento alla famiglia che facevi prima, vivono una sorta di crisi. Quando loro arrivano qui nel Salento, trovano il paradiso e poi anche l'inferno, no? Viene descritto così questo passaggio. E in effetti Enrico riesce in qualche modo a canalizzare questa crisi attraverso la sua passione, che è la meccanica, mentre Sofia sarà molto diverso, cadrà in una depressione purtroppo senza riuscita. E io mi soffermo anche addirittura sulla storia dei nonni di Ginevra, per cui la famiglia è centrale, è molto importante in questo libro. È un po' il discorso delle costellazioni familiari, no? Il fatto che noi siamo continuamente condizionati dal nostro passato. Però c'è anche un altro aspetto di questo concetto che è molto bello, perché questo offre anche la possibilità di trasformare queste influenze che comunque indubbiamente abbiamo in qualcosa di positivo e di creativo per la nostra vita, comunque di costruttivo per conoscerci meglio e per conoscerci veramente noi stessi, insomma, per capire chi siamo. E per non rinunciare alla felicità, comunque, perché una famiglia infelice non per forza di cose è un segno, no, di un destino altrettanto infelice. Nei tuoi libri c'è sempre questa componente del riscatto, della speranza e dell'ottimismo. La famiglia, però, lo abbiamo già visto in questa prima parte della presentazione, le donne sono grandi protagoniste anche in questo tuo nuovo libro. Donne che soprattutto insieme riescono a fare tutto, a sollevare il mondo, a difendersi dall'amore ingannevole, a resistere agli urti della vita. Ecco, questo mi ha riportato un po' a quello che è anche il tema dominante delle tue conchiglie. Le donne ritornano. Sì, anche perché mi dai anche il là per dire una cosa che non avevo fatto cenno. In realtà le congiunzioni delle stanze nascono da un racconto delle conchiglie, che è la stanza 21, che di tutte quelle conchiglie, quelle 10 conchiglie che facevano parte di quella raccolta, mi sono accorta che è stato il più amato dai lettori e dalle lettrici. E quindi, siccome piace anche molto a me quel racconto, quella storia, ho deciso di dare innanzitutto un nome a questa donna e poi di svilupparne anche la storia, perché in quel racconto c'era un po' abbozzata l'inizio e la fine, no? C'era raccontato la sua infanzia e poi questa donna che comunque raggiunge una certa realizzazione anche professionale dopo aver passato un'infanzia comunque densa di disturbi, di problemi di apprendimento e via dicendo.
e quindi ho deciso di raccontare tutto quello che succede in mezzo. Ecco, questo è il racconto di quello che succede dall'inizio alla fine di quel racconto. Quindi la donna della stanza 21 è l'antropologa Clara Carrara. E spero che chi ha amato le conchiglie riesca ad affezionarsi anche a questa figura e a tutti i personaggi che ruotano attorno e che sono altrettanto importanti ovviamente per l'intreccio della storia e di quello che sembra sia un thriller psicologico. Quindi sì, le donne continuano ad avere molta importanza. Si è aperto un mondo da questa stanza 21, poi leggendo il libro vi renderete conto del perché. Allora, abbiamo detto che c'è Venezia in apertura e in chiusura di questo libro, c'è però anche il Salento, c'è soprattutto il Salento, e ci sono dei paesaggi, dei momenti della giornata, i tramonti, c'è il mare, c'è la Baia del Diavolo, c'è la descrizione del territorio di persona che ama il sud e che lo conosce ovviamente. E come già avevo notato appunto nelle conchiglie, c'è spesso la fusione dello stato d'animo del protagonista con la natura, quindi questi paesaggi fanno veramente non solo da sfondo, ma quasi entrano nelle persone, un po' alla Ghetto, no? Nello Sturm und Drang, mi fa pensare proprio a quello. Ecco, no, però in effetti è così. E volevo sapere se era una scelta stilistica, se effettivamente credi a questa simbiosi tra l'animo e anche la natura intorno, no? Sì, assolutamente. Adesso funziona, ok, funziona. Sì, assolutamente, io credo che alcuni luoghi, non tutti, però alcuni luoghi, almeno questo è il mio parere, come li vedo io, facciano proprio da specchio ai modi e agli stati d'animo di qualche persona. E poi ci sono luoghi speciali, volendo richiamare il titolo del mio libro, credo ci siano luoghi che annullino ogni distanza. È un po' quello che succede a Ginevra quando arriva nella Grotta del Diavolo, no? Tu hai accennato alla baia. In quella grotta succede qualcosa di molto particolare, ovviamente non possiamo dire che cosa, però questo mi auguro che sia da stimolo a leggere poi la storia. Sì, io amo raccontare luoghi, amo raccontare il Salento perché ovviamente raccontare i luoghi in cui vivi aiuta anche a descriverne una certa estetica, perché ogni luogo ha una sua estetica, un suo linguaggio e anche un modo di raccontarsi da sé. E quindi l'esperienza delle conchiglie, ma anche con l'angelo imperfetto, sono stati un esercizio giusto per sviluppare questa certa affinità. Sono passata da Venezia a Salento, ho descritto anche un monastero dell'Himalaya in questo libro, quindi c'era anche voglia un po' di spaziare. E infatti allo stesso tempo poi mi piace esplorare l'altrove, l'ignoto, anche quello che non conosco, con uno sforzo di immaginazione. E l'immaginazione penso che sia una delle mie poche qualità che però si trasformano in difetti, perché a volte poi mi perdo ed è quella è la fine. E poi c'è la lezione che ci ha lasciato Emilio Salgari, non so mai dove va l'accento, che riesce a descrivere alla perfezione, facendoli vivere, luoghi in cui non è mai stato. Quindi quello è stato un bel allenamento, leggere i suoi libri, ancora li leggo. Io leggo costantemente letteratura per ragazzi, l'adoro, credo sia molto formativa e aiuti anche a sviluppare la penna. Sono d'accordissimo. Ho avuto un maestro in questo senso che era Lorenzo Cagliolo, quindi la lettera che ricordiamo sempre con tanto affetto. Qui magari facciamo un applauso, visto che abbiamo un amico. E lui, da grande maestro qual era, ci ha proprio lasciato questo, no? L'importanza della letteratura per ragazzi, di scrittori, a questa famosa settimana dei bambini del Mediterraneo, improntata proprio su Gianni Rodari, su tanti scrittori per ragazzi, quindi sì. Abbiamo detto la Grotta del Diavolo, Baia del Diavolo, quindi Alessandro io ti chiederei di leggere il secondo brano, qui c'è proprio quella descrizione di questo luogo e anche qualche altra scoperta. La baia era un luogo magico e pericoloso, niente poteva inebriarci di più. Accadde un pomeriggio, nessun canto di cicala, nessun motore acceso, anche il mare faceva silenzio. Era un'estate giovane e lo eravamo anche noi. Fu lei a notare un gruppo di pietre. Alzò il mento allargando un po' le narici del naso. Lo senti? Non è un odore, neanche un profumo. Sembra un fiato, non saprei, un soffio, un alito di vento. Tolse un masso con fatica. Rischiò di ferirsi. Alcune pietre crollarono giù. Dovetti spostarmi per evitare che qualcuna mi finisse addosso.
Non erano molto grandi, ma potevano fare male. Guardai giù. Se fosse passato un bambino o un cane, l'avrebbe certamente travolto. Ma non c'era nessuno. E intorno a noi tutto era immobile, come se il tempo avesse aperto una parentesi per metterci dentro Anna, me e quel pomeriggio di luglio di qualche vita fa. Imparammo l'esperienza del mondo messo in pausa. Una sequenza di momenti che restano sospesi chissà dove, in una bolla di sapone che sale su, finché non è vinta dal peso dell'atmosfera e diventa acqua, gocce distanti. Anna si avvicinò alla fenditura della roccia lasciandomi indietro, senza guardarmi. Ci poggiò l'orecchio destro, sostenendosi con la mano sulla parete ruvida. Ecco, disse, adesso sembra più forte. Scostammo altre pietre, ma per quelle più pesanti sarebbe occorsa una gru. La corrente ora la sentivo anch'io, perché aumentava. Ci aprimmo un varco ed entrammo nella grotta. Se mi procuri una corda, provo a calarmi giù. Dovetti guardarla con molto stupore, perché si affrettò ad aggiungere, l'ho visto fare in un film, pensando che bastasse a tranquillizzarmi. Dove te la trovo adesso una corda? Te la fai dare da Alfonso o dalla signora, sono quelli che abitano più vicini a questo posto. No, non posso lasciarti qui dentro da sola. Fece a meno della corda. Non so da dove riuscì a sfoderare tutto quel coraggio, quella forza e da chi prese in prestito quell'espressione d'adulta che non l'avevo mai visto. So solo che mentre scendeva giù per la roccia, come una scalatrice, io tremavo. La sua voce mi arrivava da lontano, coperta da una coltre di polvere e terra sommersa. I nostri occhi si incontrarono quando lei inciampò su qualcosa di appuntito, un segmento di pietra che sporgeva lateralmente dell'incastro di due stalagmiti. Il colore era diverso da quello della roccia attorno. Sembrava un frammento a parte, un oggetto estraneo. Riuscimmo a scoprirne una parte. Era una testa. Fu un'impresa estrarre anche l'altra parte del collo, che era sottilissima, senza danneggiarla. Poi venne fuori anche il resto. E qui inizia veramente la parte thriller, perché poi sotto questa testa c'era altro e qui parte la, diciamo che parte tutto il secondo passaggio del libro, che poi porta a un'analisi del mondo attuale, che è sempre più tecnologico e sempre più complesso. Entra in scena anche Roberto Vincitorio, per il quale Ginevra nutre una grande passione, poi si svilupperà in un modo che vedrete. Insomma, poi è sempre difficile parlare di libro perché poi continuamente emergono elementi che sarebbe un peccato svelare, che il lettore magari potrebbe preferire scoprire da sé. Anche un po' la difficoltà del moderatore, no? Quella di non sbilanciarsi troppo. Vabbè, allora, diciamo questo intanto, che il tuo editor, Diego Di Dio, portami, che è il mio omonimo, infatti, nella parte di copertina ha definito questo libro un'opera ambiziosa, intima e necessaria. Tre aggettivi più che importanti. Tu che ne pensi? Sì, mi ha sorpreso molto leggere questo suo commento, perché lui è una persona severissima. E in corso di edizione e di revisione io l'ho anche odiato, Diego Di Dio, perché mi ha fatto penare. Diciamo che la storia era e rimane questa, non hanno assolutamente ritoccato nulla, non hanno modificato niente, veramente neanche una parola, però dal momento che ci sono diversi salti temporali abbiamo cercato di strutturarlo in una maniera diversa rispetto alla prima bozza, da cui sono passati un pochino di mesi. E quindi insomma è stato un lavoro faticoso, perché poi ogni volta lui lo rimandava a me, io lo rileggevo tutto, quindi ogni volta c'erano dei refusi, delle cose da rivedere. È stato un percorso lungo e per lui ogni volta non andava bene, quindi l'ho odiato, però l'ho anche amato, perché mi ha insegnato talmente tante cose, e penso che il prossimo libro lo potrei scrivere in 6 mesi, scrivere e pubblicare in 6 mesi dopo la lezione di Diego Di Dio. E per me è stato sicuramente necessario scriverlo questo libro. Lui lo definisce un lavoro necessario, io spero che lo sia anche per il lettore, e mi auguro che tanta gente possa immedesimarsi in questa protagonista o negli altri personaggi, e che almeno venga apprezzato qualche aspetto di questi, e che comunque piaccia, a prescindere da questo, tutta la storia. Diego Di Dio editor, questo libro è edito da Alter Ego, questa casa editrice mi pare di Viterbo. Ecco, poiché la difficoltà maggiore per uno scrittore è proprio quella di
trovare la casa editrice che sia. Tra l'altro ho visto che questa è una casa editrice che pubblica anche cose abbastanza, ci tiene molto alla qualità di quello che pubblica. Ecco, come è avvenuto questo contatto, come la storia di questa casa editrice? Raccontaci un po'. Non parto a dirti la difficoltà di avere una casa editrice di Viterbo, perché io ho ricevuto le copie ieri mattina. Quindi con il battibuore fino alla fine, infatti stavo cercando di inventarmi già un modo alternativo di fare una presentazione senza avere il libro, per cui avremmo aperto il buffet, ci siamo fatti una chiacchierata. Libro che peraltro ha un'edizione particolare, sì, un'edizione di pregio proprio per questa occasione, quindi diciamo edizione limitata per questa serata importante. Sì, ha le scelte più strette, loro usano fare per i libri che ritengono meritevoli questa edizione un po' diversa a livello grafico come impostazione, quindi chi lo prenderà stasera lo prenderà in questo modo e poi non lo troverà più in questa edizione diciamo speciale che è stata creata proprio per la prima presentazione. In questo sono stati bravi, ma anche in tante altre cose, come dicevi tu, sono molto attenti alla qualità, fanno una selezione molto severa e tu devi sapere che arrivano circa 100 manoscritti alla settimana in una casa editrice, quindi loro fanno un lavoro molto impegnativo. Tra l'altro Diego Di Dio è anche uno scrittore, ecco, questo era la vita, per cui io mi fido particolarmente anche per questo aspetto. E lui pubblica con Mondadori, quindi direi che c'è da fidarsi, pubblica con Mondadori, con Fanucci, ci sono poi servizi editoriali per tante case editrici, e quindi mi ritengo molto fortunata. Io avevo contattato ovviamente anche altri editori, dopo molto tempo, loro prendono un tempo di lettura dagli 8 mesi a 1 anno e mezzo, questi sono i loro tempi, proprio perché hanno questa grande mole di lavoro, e ho ricevuto 2 altre proposte editoriali locali, buone, però loro mi hanno convinto di più proprio per l'accuratezza del loro lavoro. In effetti il risultato poi leggerete. Allora, mi piacerebbe sottolineare anche che diciamo, una scelta stilistica di questo libro è stata quella di inserire delle lettere all'interno, perché in realtà il dialogo a cui noi assistiamo, quello che noi leggiamo fra Ginevra, la protagonista, e Anna, è proprio attraverso delle lettere, vere o immaginarie che siano. Ecco, come mai la lettera che un po' ferma il tempo, no, lo sospende, perché hai scelto questo tipo di dialogo fra di loro? Sì, è molto particolare, rappresenta un po' anche il titolo, tramite queste lettere loro riescono a ricongiungersi, non c'è un incontro vero e proprio nel libro, no? Fra me e Ginevra, questa è un'altra cosa che svelo, che forse non dovrei svelare, però va bene, qualche cosa la dobbiamo regalare, la prima, se dobbiamo regalare qualche cosa a questo pubblico, infatti. E quindi sì, c'è soprattutto Anna che comunica con Ginevra attraverso le lettere, io le ho un po' distinte dall'altra parte del libro usando il corsivo, quindi è facilmente leggibile. Ginevra fino a un certo punto fa fatica a rispondere alle lettere di Anna, perché sa che comunicare con Anna vuol dire affrontare alcuni temi e alcune parti del suo passato che lei non si sente ancora pronta ad affrontare. E questo è anche il senso un po' del libro, no? Per crescere, per realizzarsi veramente, bisogna anche avere il coraggio di guardare i propri mostri, quindi di accettare le nostre fragilità, le cose che temiamo, le cose che ci spaventano, le cose che non ci piacciono. E non è facile, perché ci vuole molta apertura, molta disponibilità e anche un po' di distacco rispetto alla realtà, quella famosa consapevolezza di cui parlo spesso nei miei libri, anche nelle conchiglie, no? La famosa responsabilità, libertà e consapevolezza. Quindi si deve rompere un equilibrio, insomma, quello che accade. Una cosa che non ho chiesto a Mimma, che chiedo veramente adesso, per la prima volta, è perché la scelta di Venezia come altra location, diciamo, di questo libro? In realtà io sono stata a Venezia soltanto 2 volte e ogni volta per non più di 2 giorni, quindi io ho visto. Però la descrivi come se ci abitassi. Quindi Piazza San Marco, la Basilica, Canal Grande, tutto. Però mi affascina tantissimo, penso di non essere l'unica, perché è una città con una bellezza molto particolare. È grigia, è realmente grigia, però lascia spazio alla creatività, all'introspezione. A me ha ispirato tantissimo, quindi poi il resto l'ho fatto documentandomi, immaginando ovviamente, costruendo un po' di situazioni.
Sì, è quell'altrove di cui parlavamo prima, no? Mi piace descrivere i luoghi che conosco, ma anche cercare di viaggiare idealmente. E Venezia si adattava bene a quel tipo di percorso che fa Ginevra nel momento in cui si trasferisce altrove dal sud. E quindi il fatto che sia una città anche un po' liquida, no? Che sia difficilmente percorribile, molto lontana da come siamo abituati a muoverci noi, mi intrigava e mi affascinava. E devo dire che io la vedo bene Ginevra sia al sud che a Venezia, infatti lei ancora non ha scelto dove stare. Tra l'altro anche l'epilogo, no, del libro è proprio a Venezia, Venezia vestita a festa per il carnevale. Carnevale, quella è una scena un po' pirandelliana, no? C'è tutto un ragionamento dietro il coriandolo, la maschera. E, allora direi di ascoltare questa descrizione tua di Venezia, insomma adesso lo ascoltiamo dalla voce di Alessandra Spericato, a cui farei un applauso, insieme anche a Claudio Paolo. Claudia l'avevo sentita soltanto tramite cellulare, quindi la prima volta che la sento dal vivo e sarà un talento in erba sicuramente. Alessandra! Alessandra è scritturata per i prossimi reading letterari, quindi... Tieni impegnato. Allora, ti ascoltiamo. Di Venezia amavo le chiatte e i ponti. I colori antiquati e il fascino classico, una posa eterna di bellezze fiere e resistenti. Nel labirinto di vicoli che aprivano strade e chiudevano passaggi per creare altri varchi, più tortuosi e segreti, tra me e il cielo c'era sempre un frammento di laguna. Venezia era una maschera d'epoca, liquida vicino agli occhi e attorno alla bocca, che si allargava in un sorriso misterioso e a volte crudele. Mentre attraversavo una piazza che si diramava in due campi, mi ero sentita chiamare per nome. La voce mi era sembrata quasi quella di Anna, ma a Venezia era così. Le voci erano corrente d'aria impazzite che sussurravano segreti ad ogni angolo e tutto intorno era pieno di fantasmi. Sul portone del teatro era esposto il cartellone dei concerti dell'Orchestra Sinfonica Liguria. Il custode mi fece entrare dicendo che le prove erano appena iniziate ed erano libere. I musicisti accordavano gli strumenti diffondendo note separate. Il direttore richiamò l'attenzione con due piccoli colpi di bacchetta sul bordo del giro. Tutti si ricomposero. Io stessa cercai la posizione più adatta per rispondere all'ascolto. Luogo inizio. E i fiati risposero al primo cenno del direttore. Una melodia di velluto avvolse il teatro. Chiusi gli occhi, respirando la frequenza di un suono modulato all'infinito, suadente come un coro di sirene. Sul posto accanto avevo postato la richiesta del congedo dalle attività, un'occasione che l'università poteva offrire per motivi di ricerca storica e scientifica. Quando uscii dal teatro, la luna già tremava sui vetri delle finestre dei palazzi. Da giorni sentivo addosso due paia d'occhi seguiti il mio fianco, uno sguardo invisibile che si posava sul mio volto arrossito dall'imbarazzo e davanti alle gambe tremanti di impazienza. Era un delinquente che mi pedinava o era solo la mia coscienza? E perché tutto era iniziato da quando avevo cominciato a rileggere le lettere di Anna? E se fossero stati i suoi occhi neri a cercarmi fra la gente? Anna poteva essere dappertutto, ma le sue radici erano altrove, come le sue verità e le mie. E da laggiù occorreva partire. Correvo sul filo tagliente dei pensieri, consapevole di potermi spaccare in due da un momento all'altro. Era un pendolo oscillante tra la tentazione al piacere e il sublime preludio al dolore. Presi il cellulare e selezionai l'ultima chiamata in entrata. Ciao Antonio, parto domani mattina, aspettami. Non so se tu vuoi aggiungere qualcosa alla... Vedi, sono molto reattiva. Sì, beh, questo accade il giorno dopo aver avuto questa comunicazione che Anna era scomparsa, la sua amica di infanzia è scomparsa. Lei all'inizio non vuole assolutamente scendere in Salento per cercare di capire cosa è successo, però ha questa esperienza, un'esperienza extrasensoriale, all'interno del teatro ce ne sono diverse nel libro, che sembra qualcosa di trascendentale fuori dal mondo, però sono talmente forti che le fanno capire qualcosa e le fanno decidere di partire. E poi chiama Antonio, che è il suo amico poliziotto del Salento, che è un amico in comune anche con Anna,
e comunica che è avvenuta questa decisione. Anche questo Antonio è un personaggio, un personaggio saggettatura, un personaggio timido, anche un po' ipocrita. Allora, se ci sono delle, non so, dei contributi, delle domande, delle curiosità, delle riflessioni, ovviamente sono ben accetti, quindi io. Allora, ci vuole un po' adesso, uno deve organizzarsi un attimo. Intanto, una curiosità mia, no? C'è una frase, un paio di frasi di questo libro che mi hanno un po' colpito, perché secondo me, in maniera particolare, perché secondo me sono, come dire, una chiave anche importante per comprendere il senso di questo libro. A un certo punto tu dici, cioè no, lei dice, la protagonista dice, noi esistiamo solo perché siamo in relazione, tutta la realtà è organizzata in questo modo e solo l'interazione può dare risposte valide alle grandi domande esistenziali. Un pezzo del puzzle non rivela il disegno finché la connessione con gli altri pezzi non viene stabilita e poi completata. Allora, in qualche modo ci è dovuto dire che interagire con gli altri è il segreto essenziale della vita, no? Questo è uno dei significati di questo libro. Sì, ma perché se noi spesso lo ignoriamo è tutto interconnesso, siamo tutti in relazione. Un po' quello che dice la legge di Dirac, no? La famosa equazione conosciuta come l'equazione della bellezza. Due particelle sembrano unite, se vengono separate, anche a distanza di spazio continuano a influenzarsi l'una con l'altra. E quindi sì, ci sono tanti tipi di relazione, l'amore è fatto da tante cose e non per forza dobbiamo chiamare tutte le cose o tutti i sentimenti, soprattutto che hanno una definizione sempre molto, molto difficile, con un nome. Questo lo dice anche Ginevra. In realtà, se pensiamo allo stesso rapporto tra Ginevra e Anna, io non saprei descriverlo, perché amicizia mi sembra troppo poco. Amore no, perché darebbe adito ad equivoci, perché non è un rapporto di coppia assolutamente. È qualcosa di indefinito, di molto forte, un affetto molto particolare che unisce comunque due anime affini, due anime che si trovano in sintonia, nonostante il rapporto tra Ginevra e Anna non sia tutto rose e fiori. Neanche nell'infanzia loro hanno avuto un rapporto tranquillo, idilliaco o senza ombre, assolutamente, e continuerà ad essere così. Nonostante tutto però il legame rimane fortissimo e c'è anche questa ricerca continua, no? L'una dell'altra. Sì, mi ha fatto venire in mente adesso che la figura di Anna, no? In realtà leggo una tua visione del sud anche attraverso la sua figura, nel senso che questa ragazza era una sognatrice, aveva sicuramente delle grandi potenzialità, amava guardare le stelle di notte con Anna, per lei era una trasgressione perché veniva da una famiglia affettuosa ma anche molto legata ai retaggi culturali del sud, eccetera. E quindi in qualche modo un po' incatenata, no, in questo sud, che tu hai descritto come bellissimo ma anche dolente in qualche modo, a mio avviso almeno, perché poi è chiaro che ognuno di noi interpreta quello che legge. Comunque io direi che dire altro sarebbe veramente svelare tutto, quindi ci abbiamo forse la conclusione. Volevo chiederti però, ma che augurio fai al tuo libro? Allora, se andasse bene come Il mare per le conchiglie sarebbe già una grandissima soddisfazione. Poi è chiaro che al di là dei premi, dei riconoscimenti, insomma, hanno il loro valore, però rimangono fine a se stessi, no? Se non sono seguiti da altro. Direi che la soddisfazione più grande sarebbe trovare anche questa volta l'apprezzamento del pubblico. Quando un lettore è soddisfatto di quello che ha sfogliato, è la soddisfazione più bella per chi scrive. E incoraggia anche a fare sempre di meglio, quindi è questo, è la soddisfazione dei lettori. Questo auguro al mio libro e che dia anche spunti nuovi e ispirazioni inedite. Noi ti auguriamo. Fare una domanda sulla scelta della copertina.
perché è bellissima dal mio punto di vista. Diciamo, dà veramente un senso, diciamo, particolare, non so, di libertà, di spazi, no? Di altri spazi. Quindi non lo so, la scelta tua è stata una. No, non è stata una mia scelta, loro usano proporre delle immagini, questa è stata la prima che mi è stata presentata e ho detto fermiamoci qui. Ho proposto soltanto la modifica dello sfondo perché era tutto bianco, io volevo che ci fosse proprio l'idea del cielo, quindi abbiamo scelto questo azzurro, ecco, mi sembrava un po' asettico. Beh sì, è molto significativa e anche a me piace tanto. C'è questa donna che si lascia scompigliare i capelli dal vento, che è un po' il simbolo dei moti della vita, no? Non si vede il volto perché è una donna da scoprire, è una donna che deve scoprire ancora se stessa. E poi c'è quel cigno, che non è una cicogna, qualcuno ha detto che è una cicogna, anche se l'idea era carina. E il cigno reale, che nel libro ha un significato, perché il cigno reale è una specie che realmente capita nel Salento in qualche annata, perché nell'inverno c'è questa emigrazione che parte dall'Europa orientale, arriva da noi per condizioni di cibo, poi in primavera ritorna al loro posto, ed è legato a una leggenda. Quando Ginevra lo vede, interpreta questo suo passaggio in un certo modo, e capisce qualcosa, non lo capisce in maniera veramente precisa, però si avvia su una strada giusta, sì, lo interpreta come un segnale. Quindi questa è un po' la storia della copertina, molto semplice, loro sono bravi, è un po' nella loro bravura, perché cercare di riassumere un'immagine tutto il libro è difficilissimo, e devo dire che l'espediente era veramente azzeccato e ci siamo fermati con questa copertina e sta piacendo. La prima, insomma, è stata subito quella azzeccata. Va bene, ci sono altre... Sì, prego. Vorrei... Intanto, io non l'ho letto, ma penso che... Intanto non l'ho letto nessuno. Dopo possiamo andare all'inizio. Mi sono fermato così, a livello artistico, però perché è molto attento. Anche il signore sulla copertina, è bellissimo come immagine. Volevo un attimino solamente chiederti alcune cose, magari con un po' di riflessione, ma senza allungarmi troppo. Le congiunzioni della distanza, a volte gli artisti, non so più, ogni tanto pure il Cimento, accettano questo titolo prima o dopo? Cioè la scelta è stata fatta sulla base di quel titolo, oppure nello scrivere ti sei accorta, che il titolo andava bene, va bene così, poteva essere pure scritto diversamente, oppure è tutto su quel titolo che ruota intorno, perché spessissimo, quasi tutti gli artisti, ne cito uno, il futurista, no? Un futurista che dice forme uniche nella continuità dello spazio, lavora su quel titolo, oppure è l'immagine che ha espresso o ha dato adito alla possibilità di diventarsi questo titolo. Prima domanda, seconda. E un po' credo nel quello che voi avete scritto, l'immagine della figura femminile molto dominante e quella del maschile un po'. Forse ha ragione, perché voi in fondo. Da un po' di tempo a questa parte la figura femminile è una figura dominante e nella famiglia e nella società e nell'arte. Io spessissimo quando leggevo i libri non dico, adesso non li leggo più perché mi affatico un po' con la lettura dei libri perché mi sembrano un po' pesanti, però quando leggevo i libri leggevo normalmente quasi tutti artisti maschili. Nell'altra figura di amore non più sopra, perché c'è solo maschile e basta. Le figure femminili ne trovi una a morte il papa, così, giusto per scherzare. E qui invece tu non hai fatto altro che mettere molto in evidenza la figura femminile rispetto alla figura maschile, che sfuma un po' di qua, un po' di là, a volte lo chiare pure per paura, cioè a Venezia hai paura di un simbolo, di un'ombra che può essere sempre una figura maschile, non una figura femminile. È voluto,
Oppure è perché nell'area la cultura ormai del momento. Allora, cominciamo da prima che ti faccio. Non va tolto perché sennò poi magari se c'è qualche altro che c'è. La prima domanda è più facile perché il titolo è nato insieme al libro. Quindi io mentre scrivevo il primo capitolo mi è venuta subito l'idea del titolo. L'ho chiamato così, quando ho finito il libro ho mandato tutta la bozza alle case editrici con questo titolo. E non è stato mai messo in discussione, è piaciuto anche a loro, quindi è rimasto. Quindi è nato più o meno insieme al libro. Ecco, quando ho iniziato a scrivere il primo capitolo, in realtà, quando ho cominciato a parlare di relazioni, di interazioni, mi è venuto questo spunto. E l'altra è difficile. Beh, c'è effettivamente una tendenza femminile adesso, anche fra le scrittrici, ma ci sono, ecco, io forse dipende da questo, ci sono molte donne che cominciano a occupare ruoli importanti nelle case editrici, nei vertici delle case editrici, quindi sempre più donne decidono ciò che si deve pubblicare, ed è chiaro per una questione di affinità, di gusto, di tendenze che magari si spingano verso le donne, no? Quando leggerai il libro però ti renderai conto che si dà molta importanza anche al personaggio maschile, anzi ce ne sono un paio che veramente hanno un ruolo molto importante poi per lo sviluppo del braccio narrativo. Quindi sì, è vero, la protagonista è una donna, anche la coprotagonista è una donna, però spero mi perdonerai e ti piacerà lo stesso. Ma forse è anche una questione di reazione, no? Le donne sono state spesso relegate agli scaffali bassi. E quindi adesso c'è adesso un po' di palcoscenico. Esatto, di libera espressione finalmente. Non esistono scrittori, scrittrici, esistono persone che scrivono bene, persone che scrivono male. Allora, io mi vorrei soffermare sul titolo, vabbè, fuori al fatto di Duccio. A me questo titolo piace tantissimo, lo trovo molto intrigante, molto elegante. Però io a Mimma voglio chiedere questo, come può una distanza congiungere? A volte è necessaria, a volte sicuramente ti sarà capitato di allontanarti da qualcosa e capirla meglio, oppure di sentirti ancora più legato a quella cosa. A me è successo per esempio il discorso che facevamo prima del territorio, ma mi è successo anche con qualche persona, di apprezzarla, di conoscerla meglio, e quel distacco mi ha anche servito a capire delle cose di me, il discorso che facevo prima. Quindi il titolo credo che racchiuda proprio questo senso. La distanza paradossalmente può unire. Ci sono alcuni luoghi che uniscono, e poi c'è il luogo per eccellenza che unisce il cuore. Ci vuole molta apertura, come dicevo prima, molta disponibilità, molta voglia di lasciarsi andare, di abbandonare le idee, i preconcetti, i pregiudizi. È un bel esercizio. Come la persona di Montigno, no? Eh sì. Grazie. C'è qualcun altro che vuole dire qualcosa? Allora, ciao Mimma, io volevo ringraziarti per il video che mi hai fatto e voglio innanzitutto dare veramente promuovere questo libro e veramente comprarlo, perché Mimma è la semplicità, la purezza e la trasparenza. Questo si legge mentre leggi, veramente ti accorgi di come Mimma e di quello che vuole dimostrare. Io veramente ho avuto modo di conoscerti e ti apprezzo tantissimo. E per quanto mi riguarda, io ho letto anche Il mare per le conchiglie e non una volta soltanto, ma anche due e tre volte. Per questo, per dimostrare il fatto che non sono libri tuoi che si accantonano, ma che trasmettono e insegnano, quindi diventano dei quadri che si ammirano col tempo e che col tempo prenderanno valore. Direi che comunque sono tutte persone che vogliono bene, quindi dai, questa prima ma questo mi sembrava un complimento sincero, che condivido anch'io da tua lettrice. Ok, c'è qualcun altro?
Va bene. L'orgoglio di guadagnare, questo lo possiamo dire. Oh, grazie. Beh, allora, questa bellissima esperienza. Grazie a tutti, davvero. Finale, diciamo, chiude nel migliore dei modi, con i più grandi auguri questa prima presentazione. Ce ne saranno tante altre, quindi non c'è altro da aggiungere sul tuo talento. Io stasera ho fatto una modellatrice, ma sono anche una lettrice di Mimma e lei sa quanto l'apprezzo. Come diceva Maria Filomena prima, il valore di un libro sta proprio nel fatto che quando lo leggi ti apre altri spiragli sulla vita, ti fa riflettere, ti fa capire magari questa cosa ha questo significato, c'è un senso diverso alla vita, quindi è veramente una magia, è una cosa importantissima. Un libro non è una cosa così, è una cosa che vale per la vita di ognuno, quindi grazie Mimma e in bocca al lupo. Grazie a te Silvia, Silvia Ostre, per essere una grandissima artista e una grande amica. Grazie. Bravissima entrambe, siete stata una cornice perfetta per questa serata. Grazie a tutti voi, finalmente possiamo aprire il buffet.